niente, ci teniamo a dire, visto come abbiamo letto anche i giornali oggi, che sembra che lo sciopero l'abbiano fatto solo quei giocatori che siano lontani, e non è, ecco, così, ecco, ci teniamo tutta la squadra, ecco, a puntualizzare questa cosa qua. Adesso passo anche la parola soprattutto ai quei 4-5 giocatori che non è giusto, ecco, che venga vista la cosa come se vanno via perché non hanno da dormire e da mangiare, oltre che per quello, ma non è solo per quello, non è che se il presidente ci dà da dormire e da mangiare loro tornano, la situazione è diversa, ecco, e ecco, vorremmo far capire, ecco, queste cose qua. Adesso comunque passo la parola a loro. Nulla, vogliamo precisare che innanzitutto, se abbiamo fatto questa scelta, è perché non possiamo più, tra virgolette, permetterci di stare qua a Ferrara e spendere dei soldi che a noi comunque ci servono sia per pagare le bollette a casa, perché come ho precisato ieri noi abbiamo una vita qua e al di fuori da qua. Voglio rispondere anche alle persone che pensano che noi ci lamentiamo perché non ci danno 2 lire o cose. No, nessuno si lamenta. Ovviamente se i lavoratori non prendono lo stipendio vanno a cercarsi un lavoro. Noi semplicemente andiamo a casa perché se andiamo a casa è per cercare in primis noi anche un lavoro. Noi ci stiamo informando a casa per andare a lavorare in un bar, quindi non siamo dei mocciosi o dei ragazzini che fanno dei capricci per 2 lire. Noi abbiamo una dignità, vogliamo rispetto innanzitutto, perché c'è stato promesso delle cose e vogliamo che le mantengano. Noi manterremo le promesse fatte che porteremo, sia più che altro per i tifosi, perché io penso se non ci fossero i tifosi noi non saremmo neanche qua a lottare ogni domenica. Quindi noi la domenica andremo in campo, il venerdì e il sabato verremo a allenarci, gli altri giorni andremo a cercare un lavoro perché ci permetta di arrivare fino alla fine, ma non del campionato, ma c'è anche l'estate, c'è un altro anno da passare, quindi ognuno di noi andrà a cercarsi un lavoro, si allenerà per conto suo, e questo vuol dire ancora di più tenerci ad arrivare fino alla fine e non a mollare, ma semplicemente cercare di guadagnarsi in qualche modo 2 lire per poter andare avanti e potersi guardare allo specchio e avere una dignità personale che a mio avviso è stata calpestata più di una volta da coloro che hanno questa società in mano e i loro problemi a noi non ci riguardano, perché visto che a loro non si preoccupano dei nostri, a me non interessa e a noi ragazzi non interessa i problemi che hanno loro. Loro hanno preso una società in mano e devono essere in grado di portarla a termine, perché secondo me se no non dovevano neanche prendersi questa responsabilità. Tutto qua. No, niente, ieri abbiamo deciso il discorso col mister come organizzare il programma per cercare di aiutare giustamente anche il mister, perché non è che può allenare 3 giocatori alla volta, quindi i ragazzi sicuramente vengono più o meno dalle stesse parti, quindi organizzeranno una loro macchina per venire in qua il mercoledì e, se non sbaglio, giusto venerdì e sabato. Ripeto, noi siamo stati molto chiari anche dentro lo spogliatoio, cioè questo non è un discorso di abbandonare, è un discorso per cercare di portare avanti il più possibile un obiettivo che in questo momento sappiamo che è cercare in questo momento di rientrare nei playoff, e senza farci male noi anche, perché fino adesso ci siamo fatti male praticamente solo noi, dal lato emotivo, dal lato economico, tutto, io credo che abbiamo messo praticamente tutto noi in questo momento, e ci siamo stufati di essere presi in giro. Noi continuiamo a dare il nostro, abbiamo prefissato un programma col mister, i ragazzi che vanno a casa avranno un programma, lo faranno perché ormai conosco il gruppo, quindi per non andare a fare delle figure di merda la domenica, perché noi la domenica andiamo in campo per portare avanti al meglio possibile l'obiettivo. Ci sono anche gli altri, purtroppo andava a finire in un'altra maniera, e ne sono convinto se non c'erano, però ormai se non ci deve interessare, noi dobbiamo guardare il presente, mancano 4 partite, fare più punti possibile e poi vediamo alla fine cosa succede. Grazie.